Fino alla fine io non vorrei piangere. Ci ho provato e ci sto provando. Ma chi mi conosce sa che ho pianto sempre, quando sono soprattutto in questa sala. Mi porta fortuna, però. Pianti di gioia, giustamente. Però io penso che dovevamo farlo alla villa. Sarà per il prossimo anno, ci porterà fortuna. Io vi ringrazio. Lo sapevo che poi finiva così, che alla fine non volevo concentrare, diciamo, la serata su di me, perché in realtà, venendo da esperienza pallavolistica, stavolta volevo essere, tra virgolette, un allenatore per questo gruppo. Mi sono sentita un po' un allenatore, un capitano, qualcuno dice. E questo mi fa, diciamo, mi rende molto orgogliosa e ne sono onorata, soprattutto quando poi al mio servizio, tra virgolette, tra i miei giocatori ci sono state e ci sono persone di un certo spessore. Quindi io sono veramente cioè commossa. E devo dire che questi ragazzi li devo ringraziare uno per uno. Troverete infatti nella parte finale del libro specificato proprio un ringraziamento per ciascuno, perché ciascuno di loro ragazzi, ragazzi. Io sono sportiva, quindi ragazzi. Li ho sentiti un po' come i miei ragazzi in campo, e stasera devo dire che da buon allenatore sento che abbiamo vinto una partita, quindi sono fiera dei miei ragazzi. Volevo dire che ciascuno di loro si meriterebbe di essere chiamato a uno e di essere ringraziato veramente a uno, soprattutto perché questo gruppo si è autoselezionato quasi. In realtà, quando io ho formato poi il gruppo distaccato partendo a Binda Malabanna, neanche sapevo delle persone che avevano dato la disponibilità per il libro. C'è chi all'inizio si è iscritto e poi strada facendo si è perduto, però siamo rimasti in 14, poi per mesi e mesi abbiamo lavorato tutti fino alla fine, e chi più chi meno, chi per un aspetto, chi per un altro. E io dico sempre come se come una calamita ci siamo cercati a vicenda. Io ho cercato loro perché sentivo questa necessità e magari volevo portarla avanti, ma senza di loro non ce l'avrei fatta, senza di voi. Quindi siete stati pezzi di un mosaico perfetto se siamo arrivati qui questa sera. Quindi innanzitutto al gruppo, ma anche grazie ai diversi autori che indirettamente sono riusciti a dare l'idea del libro e a realizzarla. Noi nella selezione dei post e dei commenti in realtà non abbiamo fatto una selezione in base ai nomi o alle persone che conoscevamo, cioè perché molti di queste persone che troverete nel libro io personalmente neanche li conosco, però mi fa piacere, anche perché alcuni li ho visti in sala, citare ad esempio Nunzio Anastasi, che si è fatto pure chilometri e chilometri per venire a essere qua stasera. Grazia Ferrante, Salvatore Caronna, Anna Barone, Dorotea Passalacqua. Mi dispiace per tutti coloro che io non ricordo ma che sono scritti nel libro, e per tutti coloro che non troveranno magari un posto, un commento inserito nel libro. Ma è stato duro selezionare, e per uno scopo narrativo, per un discorso di non ripetere a volte le stesse cose, è stato doveroso farlo. Però questo non significa che non ci saranno magari altri progetti futuri, perché il materiale Girolamo ce l'ha sempre conservato. Volevo ringraziare non solo, quindi tutti gli autori indiretti che poi vedrete, che a sorpresa si troveranno il proprio nome nel libro, ma anche grazie al dottor Castrenzi Accardi, non so se in sala o se è andato via, perché grazie a lui ha riempito anche il gruppo Sei di Partanna Sé con i suoi racconti, con i suoi vissuti, con delle curiosità legate al paese di Partanna davvero fondamentali. Ma anche a Pietro Caracci, che ci ha fornito, visto che non fa un uso del computer, personalmente dei racconti personali che troverete all'interno della fiaba negli ultimi capitoli. Grazie anche a Stefano Barbaro, che ci ha fornito due poesie, Il povero ricco e Luca Annalotto, e che insieme, secondo me, al signor Crinelli sono l'espressione di tutti i talenti che ad esempio sono dentro Partanna ma che noi non lo sappiamo o che magari scopriamo in queste occasioni. Ma grazie anche, come aveva detto prima, il mio carissimo amico,
alla maestra Maria Molinari, che trova in sale e che è rimasta fino alla fine. Io sono orgogliosa per averla trovata qui, perché vedrete c'è una piccola dedica nei suoi confronti, perché dico sempre che molto di me io lo devo alla mia maestra dell'asilo, allora si diceva. Io ricordo le giornate passate con lei alle baracche, ricordo il suo modo di insegnare le cose, e tutto ciò ha plasmato davvero il mio carattere. Quindi per farvi capire quanto è importante non solo la famiglia, ma il valore della scuola, come diceva anche l'onorevole. Quindi questo aspetto importante del ruolo della scuola nella vita dei ragazzi e delle future generazioni. Poi volevo ringraziare... sono tantissime le persone che vorrei ringraziare stasera, naturalmente rappresentanti del comune, che vedo tantissimi anche in sala, sia i consiglieri, sia anche il presidente del consiglio Massimo Cangemi, il vice sindaco Zinnanti, l'assessore Accardo e naturalente il sindaco. Poi che devo dirvi, se non mi dimentico, quindi me le sono scritte. Volevo solo dire grazie a tutti per questo traguardo, che è un traguardo di cultura, di ottimismo e di amore. Un amore che è gratuito, se mi permettete, gratuito anche come quello di mio marito, che si è fatto chilometri da Bergamo per essere qua stasera. E per sopportare a volte una donna come me, che magari probabilmente non è neanche facile, perché essendo tanto ambiziosa ci vuole una persona molto forte accanto, e io gli devo rendere grazie, visto che è un marito speciale che mi permette di fare tutte queste cose e di essere me stessa. Grazie. Dell'emozione, ho dimenticato una cosa importantissima, non meno importante delle altre. Parte del nostro ricavato, grazie alle vendite del libro, noi l'abbiamo donato, parte del ricavato, all'istituto Renda Ferrari. Qui in sala so che c'è la presidentessa. Sì. Gina. Sì, la presidentessa. Vuole raggiungerci, vuole dire qualcosa la signora Palazzo? Sì. Mi scusi veramente, l'emozione mi ha fatto un brutto scherzo, perché ero presa da... Grazie anche a tutti coloro che sono rimasti fino alla fine in sala. Ora vi solleveremo dalle fatiche con un piccolo buffet. Quindi attendete fino alla fine e lo scappate, resistete. Allora, intanto buonasera a tutti, vedo che c'è una platea splendida, fino alla fine. Devo dire grazie a questa splendida donna che, oltre ad aver fatto questa, diciamo, ha creato da questa idea un grandissimo progetto, ha poi pensato alla fine a una cosa importante, a tutti, l'idea penso che sia condivisa da tutti, poter omaggiare una parte del contributo ricavato ad una struttura che è all'interno del comune di Partanna e che si adopera soprattutto per aiutare i bambini affidati a noi dal tribunale e donne in difficoltà con figli. Questa struttura, mi permetto di rubare solo due minuti, è coordinata da un consiglio, e tutto quello che viene fatto proprio a forma di volontariato e beneficenza. Quindi questo proprio casca a fagiolo, come suol dire. E, devo dare ringraziamento non solo come presidente a nome del consiglio, ma soprattutto come Gina Palazzo, perché io sono una figlia di immigrati nata all'estero, ritornata negli anni 70, che ci ha messo tanto tempo a ritrovare le proprie radici, e questa sera sono orgogliosa di essere partannese. Grazie a te. Da quassù è bellissimo e vorrei veramente trasmettervi l'emozione. Io come una fotografia sto cercando di scattarla nella mia mente e nel mio cuore. Veramente grazie per tutto. Intanto che il mimo... dai fiori da parte di tutto il gruppo per un altro no, dai, un altro
un'altra avventura insieme. Un altro progetto. Un'altra partita. Un'altra partita, ok. Adesso, commissario, Guzzo.